Now unto the babe and the suckling, or even the ugly duckling, keep listening. Rocking and stocking, get that kind of spin. Here we go. It's just reality. Big up people. Io sono Aleva Neal, dalla crew Mattitude Dancehall Crew, una crew nata dopo 6 anni di collaborazioni con Mad Mike e Chris. Il nostro nome infatti deriva dalle iniziali dei nomi di ognuno, la M di Mad Mike, A di Aleva Neal, Chris di Dancehall Queen Chris e la nostra personale Attitude. Siamo di 3 origini diverse, io sono italiana originale, Mike è italo-camerunense e Chris è etiope. Abbiamo collaborato appunto insieme per 6 anni, e 6 anni nei quali abbiamo fatto molte cose, non solo insieme ma anche singolarmente. Io personalmente ho girato l'Italia veramente in lungo e in largo, creando nuovi classi o partecipando a classi già esistenti. E questo ha dato modo di creare già da subito un link, quindi un modo di rimanere insieme, di rimanere in contatto, di continuare ad aggiornarsi insieme, di scambiarci informazioni su quella che è la nostra passione comune, la danza dancehall appunto, ma anche la musica stessa e tutta la sua cultura. Stessa cosa hanno fatto Mike e Chris singolarmente, non solo in Italia ma anche in Europa. E finalmente dopo 6 anni abbiamo avuto l'opportunità, grazie anche a Tony dei God Vibes, di organizzare qualcosa che desideravamo penso tutti, quindi non solo noi tre ma anche un po' tutta Italia. Negli ultimi 2 anni la situazione dancehall in Italia in quanto danza è cresciuta molto e grazie a questo è stato possibile creare questo che ora vi spiego, il Mattitude Dancehall Camp e il Dancers Link Up finale. Cosa sono? Il Mattitude Dancehall Camp è stato un vero e proprio camp di 2 giorni con 6 ore totali di workshop, quindi 4 workshop distinti. Abbiamo aperto le danze appunto noi di Mattitude con il nostro il primo giorno e a seguire c'erano Jay e Kaylis delle Blazing direttamente dalla Francia, molto stimate insomma in tutto il panorama internazionale della scena dancehall e non solo. Il secondo giorno era previsto lo stage di Ula Afro dalla Polonia, anche lei è stata apprezzata tantissimo da tutte le ragazze e anche da noi, soprattutto per la loro disponibilità anche come persone. Ed era prevista la lezione di Shortman a seguire. Purtroppo Shortman non è riuscito a venire in Italia per problemi con il volo, abbiamo proposto una lezione sostitutiva sempre di Mattitude per non perdere quell'ora e mezza da ballare in più insieme. Tutto ciò è avvenuto nella scuola dove teniamo i corsi per tutto l'anno, Danze dintorni, che si trova appunto a Roma e in zona Laurentina. E la serata finale è stato il link up organizzato da Tony, appunto Gold Vibes, dove siamo riusciti a creare una situazione che veramente cercavamo da molto. Un'unione di tutti i ballerini sul palco e non, senza nessuno stage preparato precedentemente, solo freestyle, just dance, tutti insieme. Ed è stato bellissimo vedere tante città, veramente tante città, riunite in una sola sera. E partiamo da Bergamo, Milano, Bologna, Roma naturalmente, Campobasso, Catanzaro, Lecce, Bari, anche province come Altamura e abbiamo avuto anche l'onore di avere la partecipazione sia al camp che alla serata finale appunto delle rappresentanze anche dalla Spagna, le Bundesquad che colloca accompagnata da Agatha e anche dalla Germania, Michael Schubert ad esempio, ci teniamo anche a salutarlo, e rappresentanze anche dalla Lituania. Come primo esperimento è andato molto bene e siamo molto contenti anche delle risposte delle persone, perché vuol dire che si può creare un'unione, si può ballare insieme anche senza competizioni e siamo molto contenti di tutto quello che potrà avvenire dopo di questo, sperando appunto in una seconda, terza, quarta edizione. Ecco, noi ci siamo e se le risposte della gente saranno sempre queste, sicuramente potremmo riproporre qualcosa del genere. Ci sono video, foto online, anche piccole sorprese che usciranno alla fine del raccoglimento di tutto il materiale, così potete vederlo anche voi.
keep listening. Rocking and stalking, get that kind of spin. Here we go. It's us reality.